Buonasera e benvenuti a Motore Salute Regioni. In Piemonte è la prima fabbrica di cellule staminali per la medicina del futuro. Si chiama Cell Factory ed è la prima officina farmaceutica in Piemonte. Accade al Centro di Biotecnologia Molecolare di Via Nizza, un anticipo concreto nel futuro parco della salute, della scienza e dell'innovazione, dove è stata presentata la nuova frontiera della ricerca applicata alla medicina. La Cell Factory dell'Università di Torino si accredita come centro di ricerca di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale per la sperimentazione clinica e la cura di malattie rare, tra cui quelle su base genetica, grazie anche alla dotazione di strumentazione all'avanguardia. Nella prima applicazione clinica, la fabbrica delle cellule verrà utilizzata per la preparazione di cellule staminali umane epatiche. In questa fase saranno coinvolti circa 50 tra docenti e ricercatori dei dipartimenti di biotecnologia e 8 ricercatori operatori. Oncologia. Al San Carlo di Potenza è inaugurata la stanza di Alice per valorizzare l'aspetto estetico delle donne. Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, ha inaugurato nell'unità operativa oncologica medica del San Carlo a Potenza la stanza Alice allo specchio. Una struttura dove sarà possibile valorizzare l'aspetto estetico delle donne affette dal cancro sul quale impattano gli effetti collaterali della terapia. L'iniziativa è dell'associazione Zonta Clap International che nell'occasione del taglio del nastro ha sottoscritto un protocollo di intesa con la direzione dell'azienda ospedaliera e la regione Basilicata. Non c'è medicina che non contempli, oltre alla parte scientifica, anche quella umana. E i processi di umanizzazione, ha detto Pittella, sono necessari e l'iniziativa che inauguriamo oggi non è la prima. C'è un grande fermento in questa regione, grazie alla sensibilità delle associazioni che collaborano e a volte sostituiscono le istituzioni.